avuto inizio nel 1859 quando nasce la Scuola di Applicazione per Ingegneri. 3 anni dopo, nel 1862, nasce il Museo Nazionale Italiano. Dalla loro unione nel 1906 prende vita il Regio Politecnico di Torino, con sede al Castello del Valentino. Nel novembre 1958 viene inaugurato il grande complesso di Corso Duca degli Abruzzi e nel 1991 inizia l'espansione della Cittadella Politecnica. Nel 1994 a Torino nasce Chiara. Fin dalla più tenera età preferisce costruzioni piccolo chimico alle bambole. Nel febbraio 1995, in un assolato pomeriggio leccese, vede la luce Andrea. Già all'età di 2 anni, alle idee chiarissime, vuole fare l'architetto. Passano gli anni e le loro attitudini diventano sempre più spiccate. Nel frattempo il Politecnico continua la sua storia. Il 16 marzo del 2011 inaugura la Cittadella del Design e della Mobilità Sostenibile e nel novembre dello stesso anno l'allora rettore Profumo viene nominato Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il 21 febbraio 2012, a soli 46 anni, viene eletto il nuovo rettore Marco Gilli, che designa prorettore Laura Montanaro e delega proprie funzioni ai vicerettori Enrico Tabacco, Enrico Macì, Muzio Gola, Romano Borchiellini. Ad aprile dello stesso anno, Chiara ha il suo primo incontro con il Politecnico quando con la sua classe, la quinta A, partecipa alle giornate dell'orientamento. Torna a casa con un bellissimo gadget e le idee molto più chiare sull'offerta formativa dei diversi corsi di studio. Nel 2013, per la prima volta, le strade di Chiara ed Andrea si incrociano proprio al Politecnico di Torino in occasione del PIL, che entrambi superano senza troppi problemi. Dopo un'estate passata al ritmo di Taranta, Andrea, che ha completato la sua iscrizione online, torna a Torino e grazie all'aiuto di Nicola, amico di suo fratello, scopre le residenze universitarie ed IU. Ottiene una stanza alla residenza Borsellino. Chiara, rientrata dal suo giro per l'Europa con l'Interrail, è tranquilla, si è immatricolata prima della fine di agosto e ha risparmiato 70 euro. Arriva ottobre, con l'autunno anche l'inizio delle lezioni. I corsi per gli studenti del primo anno di ingegneria sono comuni. A tutti gli studenti viene rilasciata la Smart Card che li accompagnerà per 5 anni dentro e fuori l'università. La passione di Chiara per le lingue l'ha portata ad aver già conseguito il Passing Merit, mentre nel novembre 2013 Andrea, con il supporto del CLA, si prepara a superare l'IELTS. Nel gennaio 2014 Andrea e Chiara sostengono il primo esame. Gioie e dolori di questa esperienza accompagneranno loro e le loro famiglie per tutto il corso degli studi. Marzo 2014, frequentando biblioteche, live e sale studio, Chiara e Andrea conoscono alcuni studenti stranieri che seguono i corsi offerti interamente in inglese. Il Politecnico è ormai una research university d'eccellenza a livello mondiale che attira ogni anno centinaia di studenti internazionali. Arriva luglio e anche le sessioni di laurea. Andrea discute con successo la sua tesi. Parenti e amici arrivati da Lecce festeggiano l'evento. Chiara è ancora alle prese con la stesura della tesi. Il suo momento arriva a settembre. Anche per lei grandi festeggiamenti. E la storia continua. Thank you.